Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di Jurassic Park e di un'idea che mi è venuta leggendo alcune notizie online. Un'idea che riguarda il futuro della nostra amata saga giurassica e di una strada che potrebbe percorrere per continuare ad esistere rinnovandosi. Prima di iniziare, come di consueto, vi invito a seguirmi sui social, basta cercare Lorenzo Divus su Instagram, Facebook e TikTok. E già che ci siete, iscrivetevi anche al canale, va? L'idea di cui sto parlando è quella che Jurassic Park potrebbe ricorrere allo strumento del reboot. Di recente è stato annunciato che verrà prodotta una serie reboot di Harry Potter e sarà fatta dalla HBO, coloro che hanno curato il Trono di Spade. Che cosa significa reboot? Significa che tu prendi una saga letteraria, cinematografica, che era già stata sviluppata e la riproponi, dandone una versione che non sarà ovviamente semplicemente la copia di quello che è già stato, ma sarà una versione con degli elementi di novità. Ad esempio, nel caso di Harry Potter, che parte dai libri, quindi come Jurassic Park e poi ci arriviamo, promettono di attingere di più al materiale dei libri rispetto ai film, che essendo dei film hanno dei limiti. Nel caso di Harry Potter, tra l'altro, il reboot vedrà l'arrivo di una serie. Partendo da questo esempio mi sono chiesto, ma non è che anche Jurassic Park potrebbe provare la strada del reboot attingendo soprattutto ai due romanzi? Come ben saprete, Jurassic Park nasce come romanzo, scritto dall'autore Michael Crichton. Il primo Jurassic Park e il secondo, Il Mondo Perduto, hanno degli elementi in comune tra romanzo e film. Ho dedicato dei video a questo argomento a cui vi rimando per maggiori dettagli. Ad ogni modo, ci sono anche delle importanti differenze. Soprattutto il 2, Il Mondo Perduto, è molto diverso il libro dal film. Ci sono anche lì degli elementi in comune, ma le differenze sono grandi. Non è un segreto, e ne abbiamo parlato anche qui sul canale, che alcuni appassionati della saga giurassica vengono stuzzicati dall'idea di vedere una serie TV, magari 8-10 episodi, non lo so, tratta proprio dal romanzo di Crichton. Il romanzo è molto più cupo rispetto al film, ci sono parti anche molto più violente, anche di questo ne ho parlato qui sul canale e vi rimando eventualmente a un video in merito, però insomma l'idea di un reboot potrebbe essere alquanto interessante. Ovvio che se fai un reboot di Jurassic Park, la parte Jurassic World è un po' diversa, perché Jurassic Park 1 e 2 appunto abbiamo dei romanzi che potrebbero farci da guida in questo reboot. Crichton però non ha scritto altro, Jurassic Park 3 e i 3 Jurassic World sono farina di altri sacchi e quindi lì il reboot avrebbe un po' meno senso, perché non ci sarebbe questa componente romanzo da cui attingere, da cui ampliare rispetto al film. Si potrebbe ributtare tutto, volendo ributtare anche Jurassic World, partendo da un Jurassic Park diverso, e quindi raccontare comunque delle storie nuove. Questa è un'ipotesi che devo dire mi stuzzica, e sinceramente un reboot di Jurassic Park in versione serie potrebbe tranquillamente esistere anche se la saga di Jurassic World dovesse continuare. Nel senso, Jurassic Park è ormai un marchio, diciamo così, una saga così importante che potrebbe tranquillamente avere due prodotti che fanno riferimento alla saga Jurassic Park, ma non per forza sono nello stesso contenitore. Una major come un Amazon Prime, qualcuno di capace e di importante, potrebbe sobbarcarsi l'idea appunto di fare questo reboot più basato sui libri, mentre l'Universal potrebbe continuare con i suoi film, possibili spin-off, prequel, sequel, ambientati appunto dopo Dominion, prima di Dominion, non lo so. Allo stato attuale delle cose, noi non sappiamo se ci siano in cantiere nuovi film. Sappiamo che si parla di una serie, probabilmente animata, ce lo siamo già detto. Qualche settimana fa Chris Pratt ha anche lanciato un'idea, Chris Pratt è Owen Grady ovviamente, l'attore che interpreta Owen Grady, ha lanciato un'idea di un possibile Jurassic World ambientato sott'acqua, una storia sui rettili marini che vivono negli abissi, non lo so cosa voglia dire, comunque lui aveva lanciato questa idea che di per sé non è sbagliata, nel senso Jurassic World adesso ha creato una situazione, quella dei dinosauri sparsi in tutto il mondo, che potrebbe dare adito a storie anche diversificate, perché non si è più legati a un'isola, non si è più legati a una determinata zona specifica, che sia Sorna, Nublar o la Biosyn Valley, ma i dinosauri sono in giro per il mondo, quindi volendo si potrebbero effettivamente raccontare delle storie con i dinosauri, ma ambientate in contesti diversi, nel mare, in montagna, nei deserti, nelle città. Immaginatevi una storia di una, non so, un villaggio, una cittadina che viene invasa da dinosauri e succede un casino. Il problema è che la cosa che mi spaventa di più che il problema, è che
sembra in questo momento che non abbiano così tante idee. So che alcuni di voi diranno: beh, ma Jurassic World ha già dato abbastanza, possiamo anche fermarci qui. Dominion, sappiamo, è stato un flop dal punto di vista della critica, a tanti non è piaciuto, anche se ad alcuni è piaciuto, e lo rispetto, però dal punto di vista economico è andato davvero bene. E il fatto che dal punto di vista economico comunque Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom e anche Dominion abbiano fatturato parecchio, questo mi suggerisce che forse la Universal, così intenzionata a lasciare morire la saga, non lo è. Anzi, avrebbe tutto l'interesse a tirare fuori qualcos'altro, appunto anche magari delle storie più concentrate, degli spin-off. Si è parlato tanto di un possibile spin-off su Maisie Lockwood, su Kyla, tante storie diverse. La questione però di fondo, ragazzi, è che sono bellissime le storie spin-off sui personaggi, ma quello che vuole vedere la gente sono belle storie di dinosauri, o comunque dei film che abbiano una trama coinvolgente. Qualche settimana fa ho pubblicato un video che si intitola "Ma è così difficile fare film belli coi dinosauri?". A quanto pare sì, visto gli ultimi che sono usciti. Questa possibilità, da una parte di un reboot e dall'altra parte di fare dei film nuovi nel mondo di Jurassic World, magari più specifici, come ad esempio Battle at Big Rock versione estesa, potrebbe consentire finalmente agli sceneggiatori di creare delle storie un pochino più, diciamo, ben fatte, con un po' di mistero, con un po' di cose da scoprire, dei segreti, un po' di fattore paura, che quando ci sono i mezzi dinosauri un po' di paura te la devono fare, anche se sappiamo che spesso si cade nell'esagerazione, che insomma loro non erano delle bestie terribili, però insomma nei film sappiamo che, come dicevo appunto anche in altro video, bisogna stare a metà tra il mostro e l'animale. Possibilità di fare nuove storie, quindi, ce ne sarebbe tanta. Quest'anno, tra l'altro, ricorrono i 30 anni di Jurassic Park, dall'uscita di Jurassic Park nelle sale, e sarà a giugno. Io mi aspetto comunque che in questo anniversario così importante della saga qualche novità per il futuro, qualche anche solo un'immagine, un teaser, ci venga data. La speranza è che ci sia qualcosa di buono, assolutamente sì. Sappiamo che l'Universal ha la possibilità, ha le finanze, ha l'interesse a proseguire la saga, l'abbiamo detto prima, i film hanno incassato davvero tanto e questo spingerà sicuramente l'Universal a investire ancora su Jurassic World. Come lo farà? Non lo so. La strada del reboot, ripeto, secondo me sarebbe un'ottima scelta, anche perché portare i romanzi di Crichton come serie TV, come miniserie, sarebbe veramente molto interessante. Ripeto, i romanzi hanno anche un'atmosfera meno spensierata rispetto al film. Il film ha i suoi momenti gore, diciamo i suoi momenti un po' forti, momenti un po' splatter, come ad esempio la scena famosissima del braccio di Arnold che, dopo essere stato dilaniato dal Velociraptor, cade sulla spalla di Ellie Sattler. Ci sono altre sequenze, diciamo, un pochino sanguinolente, la gamba della capra, l'attacco ad esempio a Dieter in Il mondo perduto col sangue che c'è un po' di sangue, però il romanzo è molto molto più forte. La scena di Nedry nel romanzo con il Dilophosauro è molto molto più horror rispetto alla scena del film. Quindi immaginare una serie che magari ci dà anche un po' un pizzico di horror in più come reboot parziale o comunque come costola del franchise, come sarebbe ottimo. Un reboot totale magari sarebbe improponibile, però le strade restano aperte. Ora, noi appassionati in questo momento non possiamo far altro che attendere e augurarci che Universal si prenda il tempo per fare bene le cose, perché appunto Dominion è andato bene, l'abbiamo detto, ha fatto i soldi, ma che sia un bel film, non so, ma direi di no. Poi, ripeto, questione di gusti. Quindi, piuttosto che fare i film perché devono essere fatti, perché bisogna farne tanti, bisogna farli uscire, che si prendano il loro tempo e che ci provino a portare qualcosa anche di un po' diverso. L'idea che aveva Chris Pratt, citavo prima, di questo film sui dinosauri, sui rettili marini, dinosauri marini non esistono, sui rettili marini, effettivamente sarebbe qualcosa di diverso, no? Rispetto a tutto quello che abbiamo visto finora nel franchise, un'esplorazione, che ne so. Stessa cosa se fosse un film ambientato appunto nella natura con dei ricercatori che devono monitorare, nel senso, ormai le ambientazioni, i dinosauri, c'è tanta roba, sfruttateli bene per l'amore della saga. Poi se invece finirà così, con questi 6 film, ce ne faremo una ragione. Comunque ci hanno intrattenuto per anni e anni, alcuni sono capolavori senza tempo, come Jurassic Park ad esempio, altri sono andati meno bene, sono piaciuti un po' meno, però insomma intanto è così, ragazzi. Insomma, queste erano le mie riflessioni. Da un lato propongo una possibilità di reboot, dall'altro la possibilità di attingere all'universo di Jurassic World calando storie in contesti diversi, creando anche magari storie dall'atmosfera diversa, chi più action, chi più avventura, chi magari appunto più
un po' horror, ci sarebbe spazio per tutto. Ma ora non mi resta che passare la palla a voi e chiedervi che cosa dovrebbe fare Jurassic Park o Jurassic World nel suo futuro. Appoggiate l'idea di un possibile reboot per attingere di più al romanzo o preferite invece un ampliamento di quello che è l'universo di Jurassic World dopo Dominion, con un mondo quindi dove umani e dinosauri devono vivere vicini per forza? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale e perché no ad attivare la campanella. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure super grazie direttamente su YouTube. In alternativa PayPal e TP, link in descrizione. Vi invito ancora una volta a seguirmi sui social, sono sempre i soliti, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!